dire in Cristo, insomma, che mia moglie mi aiutò nella formulazione del testo, perciò volevo dare merito anche a mia moglie. Lei diceva guarda, questo pezzo di questa poesia va bene, cioè, perché io presi anche pezzi di poesie più lunghe, che poi altri invece li scrissi proprio volutamente minime, però perciò stravaganti, cioè fuori da raccolte. Io non volevo fare una raccolta minime, perché parecchie sono scritte, sono piccole, però viene dense di significato, e frammenti, perché sono frammenti di altre poesie, punto. Dedicata a tre mie sorelle, a Fernanda, Rita e Luciano, che purtroppo due le ho perse in giovane età. Io ho avuto parecchi punti nella mia vita e di queste tre sorelle adesso è solo Rita, ho perso anche mia madre, insomma la mia famiglia si riduce insomma a Rita e io. Vabbè, ci tenevo anche a dare questo dato biografico, può essere pure triste, però io non ripeto sempre solo le stesse lettere, ma anche delle clausole. La mia clausola è a volte. Io volutamente dico a volte, perché è come se mi identificasse. E quando io a 19 anni dissi a mia moglie: tu sposerai un poeta, le dissi praticamente: tu avrai una persona che non è pratica. Cioè, essere poeta vuol dire non essere diverso. Senti qua, ti voglio leggere questa poesia. È la prima, perché è la prima? Io sono un uomo che cammina a testa bassa a volte, vedi, a volte, questa volta è la mia clausola di diventa. Vedendo meglio dentro il proprio io crescere e volare i cieli immaginati dell'immensità. Tu che mi vedi camminare pensi, la testa bassa, segno di vita. Per l'uomo comune, vedere una persona che ha gli occhi a terra, no, bassa, la testa bassa, è una persona che non sa affrontare la vita, che ha paura. Invece il poeta in quel momento naviga nell'universo. Iniziai a elaborare il concetto di morte. Allora una notte, prima di addormentarmi, pensavo sempre, 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 mai, cioè tutto dopo la morte non riderai mai più. Non assodavo freddo, pensavo a queste cose, invece dopo, col tempo, vi assicuro che la morte viene rielaborata, c'è stata proprio una rielaborazione della morte, come c'è la rielaborazione del lutto. E allora posso pensare sia a questo che ai Higuain, che ha segnato i tre gol, e a essere la Champions League, no? Perché Pasolini diceva che l'ultimo scontro epico che è rimasto nella nostra società è proprio il calcio. Chi è il suo poeta preferito? Questa è una bella domanda. Allora, io amo tutti i poeti, però c'è sta una linea di poeti che inizia proprio con Guido Gonzalo, che è il poeta su cui ho fatto la tesi, e questa linea di poeti l'ha individuata Pasolini, che sono i poeti che si fanno comprendere. Una delle letture più grandi, più belle che ho fatto nel Novecento è Camere da letto di Attilio Bertolucci, che è la storia di una famiglia padana di Parmese che passa da una... insomma, è la storia di una famiglia contadina ed è un movimento stupendo, però se dovessi dire qual è il tuo poeta preferito, io preferisco la poesia. Mormora invece il mare ora il mio nome, non più l'albero dalle fitte piove. Cioè, io non sono più il ragazzo irpino. Io sono venuto nel 1966, mio padre era ancora contadino. Ebbene, questo era vero, quando lesse stravaganti i miei frammenti, volle subito pubblicarmi nella sua rivista Poeti e Poesia. Diciamo riscontro, io ho avuto diversi riscontri con diverse poesie.
ho avuto dei disturbi. Per esempio questo, cioè mi scrisse quella lettera che conservo, Elio Pecora, in cui diceva che io ero poeta, cioè quasi mi laureò come Petrarca, insomma, mi mise all'oro di poeta. E queste sono le soddisfazioni. Questo momento lo scrissi, vi ripeto, tra i 16 e i 17 anni, e il mio modo poi di eliminare questo problema della morte di mio padre nella scrittura. Tanto è vero che quando ho scritto In materna attesa, che ricostruisce la storia di mio padre, non è stato più un libro autobiografico, ma è stato un libro filosofico. Cioè è stata una ricerca del padre, però attraverso una strada filosofica. Praticamente, perché amo mio padre? Perché si è andato in prigione volutamente, cioè si è fatto, si è creato una prigione di cemento per farmi studiare, però quelle poche volte che poi andavamo in paese, nella sua casa, sulla sua terrazza, con le sue stelle, diventava un altro uomo, essendo qua. E il rispetto era pregno d'amore, cioè quando io lo vedevo in campagna, poche volte lo avevo distinto, anche il sangue si mesce al cemento, ma fra il buio, le stelle, i frinii, facilmente si vedono i padri, normalmente lì si sente la forza che rapisce dal buio, si placa, e se gli alberi sono i suoi piedi e il suo viso si perde nel verde, si distinguono gli occhi di cielo, terra arida di fertilità, terra amara, generosità. C'è un poeta francese, diceva che la poesia è qualcosa che dice di necessario che sta in te e che comunque prima o poi esce, però quando esce ti lascia un vuoto che può farti anche del male. Allora, io non credo nell'ispirazione, partiamo da questo, non c'è stata ispirazione. Però ci sta una persona, che sei tu. Io quando ho tentato di scrivere poesie non ci sono mai riuscito, volutamente. Però poi quando la poesia è uscita da sola, per esempio quando io scrivo una cosa del genere, vivo il mattino da poco, troppe volte l'ho perso nel sonno, era il sonno della depressione. Meno terso è il cielo del sogno, cioè vivere il sogno, terso vuol dire quando il cielo è chiarissimo, hai capito? Allora adesso io il mattino lo vivo da poco, è il mattino della vita, hai capito? E allora subito dopo ti può venire una poesia che dice la prima pioggia è caduta, venuta in un vento di mare e l'ho sentita addosso, familiare. Perché sono rinato, e allora quelle gocce di pioggia che sento addosso sono di nuovo. Allora qua non c'è stato discorso di dire quando la scrivi la poesia, quando non la scrivi. La poesia è quando tu riesci a sposare, a far diventare un tutt'uno ciò che vuoi dire con il suono. Cioè la poesia, le nuove poesie sono le canzoni. Lo possiamo dire, non così sono le canzoni, però il poeta si difende ancora quando riesce a scrivere la canzone, cioè a dare una musicolata in modo la leggo. Sentite, praticamente quando tu vuoi qualcosa, no? E poi non riesci ad ottenerla questa cosa, ascoltate un attimo solo, non riesci ad ottenerla, ti è mai capitato che tu, pure un ragazzo, un fidanzato. Allora cos'è questo? È come una nuvola d'agosto, no? Che tu vedi bianca che all'improvviso scompare. Però io, a proposito, voi mi avete chiesto dei versi del problema di quando usa le metafore. In questo caso le usate, ma non metafore, usate i versi. Perché? Perché io avevo bisogno di far scomparire qualcosa. Allora cosa ho fatto? Ho usato prima tre decasillabi, poi due settenari con un verso di tre sillabe. Poi ho risposto pure un'altra cosa. Ci sono un gruppo di poeti che ritiene che la rima non sia più qualcosa, diciamo, di moderno. E invece cosa ho fatto? Ho fatto in solo due, quattro, sei
di versi, ho nascosto tre rime nei primi tre versi e poi ho fatto quattro rime aperte che si vedono. Praticamente in sei versi ho fatto sette rime per prenderle in giro. Però qual è la cosa? Che io ho ottenuto ciò che volevo dire sia col suono che con il contenuto. Allora, che qual è il contenuto? Che questa nuvola deve scomparire. Avete mai visto un cielo terso? Terso vuol dire celestissimo, che d'agosto improvvisamente, in cui d'agosto improvvisamente appare una nuvola piccola, bianca, poi questa nuvola scompare. Ebbene, questa è una metafora di un qualcosa che noi vorremmo e che scompare. Allora guardate come ho fatto scomparire la nuvola. Guardate come inizia una poesia e ditemi che cos'è. A volte. Che cos'è questo a volte? È la mia clausola, quello che vi ho detto, che perché mi piace a volte? Perché mi crea un momento di... mi distacca dal mondo. A volte, così, a volte. Non mi dà né spazio né tempo, un po' come dice Battiato, che è un autore che amo molto perché non è solo un musicista ma qualcosa di più. A volte, come allungare una mano al cielo troppo lontano e tentare in vano di afferrarti ad ogni costo, forse neppure vera, nuvola passeggera d'agosto. Vedete come la... io non sono un grande lettore, potrei leggerla meglio. Per esempio, io ho degli amici che hanno fatto arte drammatica che leggo. Io leggo solo, io so solo scandire la lettura, ve la posso leggere per farvela capire. A volte come allungare una mano al cielo troppo lontano e tentare in vano di afferrarti ad ogni costo, forse neppure vera, nuvola passeggera d'agosto. Vedete come è scomparsa la nuvola? La nuvola è scomparsa perché dai settenari lunghi da cui eravamo partiti siamo arrivati ad un verso di tre sole sillabe. Allora, senti una cosa, io quando dissi a mia moglie sono un poeta e voi non avete mai, non volete sottolineare questo aspetto. Se tu dici a una persona io sono un regista, va bene? Puoi chiedergli cosa ti spinge a fare il regista. Io sono, guarda una cosa, guarda la differenza. Io sono Bernardo Rossi e faccio il professore d'italiano. Faccio. Parecchi dicono io sono un professore d'italiano. Io non lo direi mai. Io dico io sono Bernardo Rossi e faccio il professore d'italiano. Io invece dico, io sono un poeta. A volte capita questo, che in quello in cui tu più credi fa meno presa, e questa è una cosa che a volte dà fastidio, sì. E poi nel verso io scrivo, e questi baci la morte non li può portare con te, con sé. Non è una poesia che io preferisco, è questo passaggio, cioè che io ho rubato tre baci alla morte di Giacomo e quei tre baci sono ancora con me. La vera poesia vuole la riscrittura. C'è un grandissimo scrittore poco conosciuto perché morì giovane, omosessuale, che poi, comunque si chiama Tondelli, Pier Vittorio Tondelli, poco conosciuto fra i giovani perché ormai i giovani non leggono, il quale diceva che una delle dei momenti più importanti per la scrittura è il ricopiare. Tu devi sempre ricopiare, perché ogni volta che ricopi il testo lo emendi, lo aggiusti, lo rendi migliore. È la bellezza di mia moglie, cioè quelle cinque poesie sono dedicate ad Anna e appunto le mani, antichi attrezzi degli uomini primitivi, le mani ti danno bellezza.